Signore e signori, buongiorno. Questo qui è il Ponte di Vizzano. Oggi è il 21 di maggio del 2021. Siamo praticamente a Pontecchio Marconi, diciamo che là c'è Pontecchio, di là c'è Sasso Marconi e di là c'è Bologna e Casalecchio. E siamo venuti a fare il giro tempo fa. Eravamo venuti sempre qui e avevamo preso fare geocaching, insomma, avevamo preso praticamente la via degli dei che passa di là dal fiume, solo che poi eravamo dovuti tornare indietro perché c'era giusto un pochino di fango, proprio appena appena. Quindi oggi siamo tornati per fare quel giro lì, però stavolta dietro suo suggerimento, perché sei intelligente, lo facciamo al contrario. Lo facciamo al contrario, cioè passiamo prima dalla parte di qua, dal fiume, cioè da Palazzo Rossi, e arriviamo fino in fondo dove dovevamo arrivare, fino al parco Talon praticamente, o Talon, non lo so come si dica, però mia nonna diceva Talon, quindi io dico Talon. E poi se si riesce, se non c'è troppo fango, torniamo indietro dall'altra parte come avevamo fatto quella volta. A tal proposito vi metto il link di quel video qui sopra e sotto nella descrizione. La via degli dei tecnicamente passa dall'altro lato, e quella sarebbe quella fangosa, no? Dall'altro lato del fiume, e da qui invece hanno fatto passare la via della lana della seta, in pratica, che da Bologna credo arrivi a Prato. Quanto sei bello in mezzo alla natura. Ma non è vero. Come non è vero? Dai, che mi imbarazzo. Tra l'altro ho scoperto ieri per caso che questo è il 200° video. Un po' di entusiasmo per questa cosa, no? Ti cade il coso, vabbè. La luce in fondo al tunnel che ci porta ai laghetti del Maglio. C'è San Luca sullo sfondo. Ci siamo fermati un po' su una panchina tutta sciancata e ci siamo fatti crackers col formaggino, e adesso qualcuno... crackers, cioè erano due crackers col formaggino. Sì, beh, erano un piccolo spuntino, visto che comunque già forse quasi l'una. E poi qualcuno, no, io ho chiesto se c'era qualcosina di dolce anche. Certo che ce l'abbiamo. Ti pare che non abbiamo qualcosina di dolce? C'è un pavone appollaiato sul muretto. Buongiorno. Si spulcia. Come si può forse intuire, stiamo attraversando il fiume Reno e quindi stiamo andando dall'altra parte, in pratica, del fiume, e poi torniamo indietro da quella parte di là sperando che non ci sia troppo fango. E adesso abbiamo abbandonato la via della lana e della seta che stavamo... guarda, bello qua! Guarda!
che stavamo seguendo prima, e tra un po' ci infiliamo nella via degli dèi. Non credo sia già questa via degli dèi, mi sa che arriva da un po' sopra. E infatti siamo arrivati, cioè dopo qualche 100 metri, 200 metri, insomma poco di salita, e abbiamo incrociato la via degli dèi. Adesso per tornare seguiamo la via degli dèi. Sei contento che siamo sulla via degli dèi? Non è un po' il tuo sogno fare la via degli dèi? Però tutta, guarda che deve essere bellissimo. Tanto ti ci porto, non ti preoccupare. Adesso non so quest'anno perché è un po' un problema con i vaccini, le cose, il Covid e tutto, però molto presto ti ci porto. Ci sono i sassi che brillano, quelli che credo siano di selenite, può essere. Scusate signori geologi se ho detto una castroneria, però insomma sì, sono quei sassi che brillano. E le cose che brillano mi piacciono tanto. Siamo arrivati alla cache, che si chiama la Barlaita, misteriose indicazioni all'interno del bosco. Il bosco della Barlaita è un vecchio pioppeto impiantato lungo la destra del Reno e abbandonato a se stesso sul finire degli anni 70. Col tempo si è trasformato in un bosco igrofilo molto selvaggio ed è sorprendente trovare un tale habitat così a ridosso della città. Non subendo interventi di manutenzione da parte dell'uomo, c'è un po' di vento. In certi tratti si presenta come un intrico di vegetazione impenetrabile. Il bosco è attraversato dal sentiero numero 112 del CAI, che in seguito alle piogge si trasforma in una pista molto fangosa, ideale per divertirsi in mountain bike. Il sentiero è anche parte del trekking Via degli Dèi, che congiunge Bologna con Firenze in un percorso di circa 150 km. Per andare alla ricerca del cache, a seconda della stagione, può essere utile portare un repellente per le zanzare. Pure io zanzare non ne vedo, comunque ce l'abbiamo con noi il repellente per le zanzare. Ma con questo vento? Sì. Il suggerimento è il più arrugginito. Ah beh. Qual è il più arrugginito? Cache recuperata, ci hanno scritto burro sopra, non so perché. Sa che è un po' umidiccia qua dentro. Ok, dentro c'è un po' di ciarpame assortito, non so se si vede, c'è una monetina. Sto cercando di evitare di guardare. Ok, per saltare da lì a qua è successa questa cosa. Mi sono infangata anche tutte le chiappe. Non la fai vedere come mi hai ridotto a me che ti ho acchiappato. E Claudio è ridotto così che ha cercato di acchiapparmi. Attaccato, ti ho acchiappato, sennò facevo un bel sì, sennò facevo un bel sbrisgone per terra. Sì, comunque mi è entrato anche tutto il fango nella scarpa, ovviamente. Vabbè. E siamo messi così. Fantastico. Sì. Così è come sono ridotte le chiappe. Sì. Si vede? Sì, direi proprio di sì. Sento le mutande bagnate. vabbè. Ti avevo visto che era un po' lungo come salto. Lo so. Comunque qui il posto è bellissimo. Dopo aver spruzzato fango in giro e ci mangiamo i panini. Oggi miracolosamente anche Claudio non ha il panino col tonno, ma è buono. Il panino con senape e il... dunque è tipo wurstel, però sono quelli bianchi con le erbettine verdi. Tipici austriaci proprio, che sanno di Austria e odorano di Austria perché hanno... il tipico odore di quando passi di fianco a un imbiss, che non so come tradurlo in italiano, un
chiosco, una bevazzeria. Insomma, quei casottini dove si fanno spuntini, cioè poi ci puoi in realtà pranzare, perché con un bratwurst e patatine ci pranzi, non è che ci fai uno spuntino, però insomma, e più che altro sì, si va a bere birra. Ma si mangiano anche queste cose. Faccio un salto e mi prendi? Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta. No, ma perché? Aiuto! Io ho la sportiveggianza di una tazzina di caffè, cioè no, nulla. Cioè lì non ce la posso fare, è troppo ripido. Come facciamo ad attraversare lì in mezzo? Ah, aiuto! Mi si è incastrato lo zaino! Ci salvo io! Non riesco! Ah, io si è rotto! Lo zaino? No, è il coso lì, quella rete. Ah, la retina? Vabbè. Poi magari la vedo di aggiustarla in qualche modo. Ok. Allora, aspetta. La mia grande agilità. Dai. No, sì, dai, finché si tratta di scavalcare così ce la posso fare. Un po' lo schiaccianoce. Cioè dobbiamo passare lì sopra, ok? Vado prima io, poi tu. Vai. Ok, adesso. Ma puoi passare anche di lì, sai? Non starai a rischiare, eh? No, ma l'equilibrio in realtà dovrei avercelo decente. Sì, però se stai col telefono in mano. No, mo. No, l'equilibrio va meglio del fatto di saltare o fare cose di questo tipo. Cioè, è con i salti che credo di non trovarmi bene. Dipende dove atterri. No, dove vuoi che atterro? C'è il fango dove atterri? Spero di no. Cioè, io vorrei no, però non so se... Vado, eh? Vai. Sono stata bravissima. Sì, era poi corto, va bene. Cioè, tu hai fatto semplicemente un passo, no? E quindi qui come la risolviamo? Vado. Vai. E tu speri che io faccia questa cosa? Ma niente, perché? Claudio, hai presente la mia sportiveggianza? Se no vai lì e poi mi dai la mano come prima. Sì, così ti... Intanto puoi mettere giù il telefono.
Un po' meno sportiveggiante di te. Non lo dici che qui era. Ah sì, praticamente qua è dove eravamo arrivati l'altra volta, che qui era completamente una distesa di fango. Oggi no, dai, si riesce ad andare. Questo l'ha fatto Claudio. Ma il sasso blu c'era già, quello verde. Io sono C'è la completamente sabbia, nuovo. siamo al mare. E qui dal ponte di Vizzano, lì avanti c'è il ponte di Vizzano, la via della Rana e della Seta e la via degli Dei si ricongiungono. Ma noi adesso ce ne andiamo di qua, in pratica torniamo sulla via della Lana e della Seta perché torniamo alla macchina che abbiamo lasciato a Co Colle, al borgo di Colle Ameno. E dal ponte di Vizzano vi metto le statistiche di Rantastic in 3, 2, 1. Siamo arrivati alla macchina, la mia bellissima e splendente macchina. Allora, com'è andata? C'è vento. Stanchissimo. Va bene, dobbiamo andare a lavarci e a fare la lavatrice perché qui siamo un po' sporcattini e infangati e anche i vestiti sono molto sporchi e infangati. Va bene, dal borgo di Colle Ameno, che è questo, cioè un'osteria praticamente, è tutto. E ciao!